Ho capito, ma si sono mandati a cagare. E che ti singa, scusate, che si scopano le mogli, le ex, le madri. Ah, interessante. Io di solito quando dissavo qualcuno parlavo, non lo facevo in rima, cioè nel senso le filastrocche per dissare sono passate da un po' di tempo, ma comunque devo dire, penso che Fedez abbia ragione, perché Tonino Colla lì non è pronto a dissare una persona che non mi aveva spaventato la figura demoniaca insanguinata, mi ha spaventato tu che urli. Puoi non urlare, ma sparale! Sparale! Sei un poliziotto, cazzo! Ma Resident Evil non ti ha insegnato niente! Resident Evil non ti ha insegnato nulla! Sparale in testa! Oh, God! Ma che cazzo di poliziotto sei? Quando trovi tua moglie con il ciclo. Veramente? Ma scusa, ma che cazzo di poliziotto è questo? Chi stai sparando? Ai fantasmi? Cops come across creepy sights more often than you would think. Sights that they themselves cannot comprehend. Luckily, they were captured on camera. And you too can see for yourselves the horrors that go on during patrol. This footage was captured at what many believe to be America's most haunted place, the Gettysburg Civil War Battle Site in Pennsylvania. This was where thousands had lost their lives during the American Civil War in 1863. And some say they have witnessed the ghosts of past soldiers when they drive through at night. You have to watch closely and pay attention to the space wedged between those two objects, because if many say that even being on the site where battles were fought feels spooky. Talk less of one. Non per nulla Troop si è preso come guardia del corpo Lion. Troop. Scusa, mi ha fatto ridere. As monumental as the site of the American Civil War. Ragazzi, ma voi avete visto qualcosa? Scusate. Where an estimate of 51,000 soldiers were killed. This incident occurred on the 22nd of November. Io non ho visto un cazzo, ragazzi, ma voi avete visto qualcosa, scusate, io non ho visto un cazzo. November 2022 at night. Sì, ma lo sto chiedendo ai non drogati in chat, Setsu, non... Where... conto della caga che devi avere. Ma sai che caga devi avere, ragazzi? Cioè, ma voi immaginate essere un poliziotto e una signora di notte vi chiama in una casa gigantesca, perché è una villa questa, notte, l'esima mattina, per dire che potrebbe esserci qualcuno ed è tutto buio. Ma io mi cagherei in mano fortissimo. Io mi cagherei in mano. E vado lì con la pistola. Oh, stronzi di merda. Se c'è qualcuno, venga fuori, perché Dio bello, gli sparo in bocca, madonna puttana. Venite fuori, stronzi. Yeah, yeah, of course. You don't have any, like, pets or dogs or anything? Something strange. Ma perché non può accendere le luci? Scusate, io non ho capito, scusa. Non può accendere le luci? Begins to happen.
poto il caricatore sulla porta. Senti la porta chiudersi. C'è qualcuno dentro? C'è un vivente lì? A posto, anche se c'era, non c'è. Make their way up the stairs. They are met with yet another bothersome and unexplainable event, which puzzles them as they have confirmed that no one is in the house and the other officer is downstairs. Anyone inside, make yourself known. Ma come farle di giorno? La tizia... Ah, ma si è aperta la porta? Inside, make yourself known. Guarda che si apre la porta per il vento! No, raga, ma io mi cagherei troppo in mano. No, raga, ma io mi cagherei troppo in mano. Ma anche con una pistola, anche da poliziotto. Va bene che è il vento sicuro, si è aperta per il vento, ma mi cagherei in mano tantissimo. Non ho visto. Guarda, guarda la porta che si apre. È palesemente per il vento, perché stanno aprendo tutte quante le porte, è palese per il vento. Però mi cagherei in mano uguale. Non è vento, è tutto chiuso. No, ragazzi, è vento che viene da giù, eh. Le finestre saranno chiuse, ma se spalanchi tutte le porte con la porta di casa aperta o qualcosa di aperto, passa il vento, eh. Sentilo. Cosa ho sentito? Cosa ho sentito? Beh, ragazzi, anche lui c'ha un'ansia incredibile. Cioè, lui sta morendo! Senti, lui sta morendo! Sta facendo proprio... Questa cosa mi ricorda, avete presente Silent Hill? Non so se avete mai giocato a Silent Hill. Quando ho giocato a Silent Hill, che il personaggio vede una cosa e comincia a fare... È uguale! Vedi che la porta è aperta? Vedi che la porta di casa è aperta? Still with that spine-chilling feeling that they are being watched. In the middle of the road, well past midnight, a figure appeared from nowhere in the middle of the road, which left onlookers frightened and unable to explain. Let's take a look. Fa ridere il poliziotto e scappa all'indietro. Oh.
cos'è quella merda? È catrame quella merda nera. There are a few steps away from the car in the pitch dark is a dark woman like figure standing, hair frazzled and barefoot. What would you do if you were to encounter this being alone? Sono in auto, è sangue. Ci crede giusto. Sono in auto. Si sta coltellando, ragazzi, se si stesse coltellando in maniera profonda non starebbe in piedi a camminare. Non si può camminare, ragazzi, se ti sbraghi gli organi interni, eh. Quindi si stava coltellando, ma evidentemente non in punti vitali, e non sono sicuro, tra l'altro, che fosse necessariamente quello. Che cosa faccio se lo incontro da solo? Ma che cazzo, la investo, che cazzo... Ah! Ah! Oh, God! Zio, sei un poliziotto, ma cosa fai? No. Oh my God. Zio, sei un poliziotto, ma che fai? Ma chiamo un'ambulanza, ma che cazzo fai? No. Oh. In this... Ma non ti puoi cagare così! Ma non ti puoi cagare così! Ma chiama, chiama! Ma dai, ma quello non era un poliziotto. No, non era un poliziotto, ragazzi. Cioè, i poliziotti sono armati, ma scusami. Hanno anche il taser. Se ti guardo solo la taser, quella crolla, eh? Lei è lo spettro. Cioè, voglio dire, ma dai, quello non era un poliziotto, dai. In questo footage we see what happens when an object that was clear as day suddenly disappears into thin air with no trace of it. Un oggetto che scompare. Cars crash, cars tumble, but what cars don't do is disappear into thin air. Questo non è un mistero. Avrà sterzato dall'altra parte o sarà caduto in un fosso e avrà spento i motori, scusami. Non è un mistero. Avrà sterzato dalla parte opposta, era buio, non l'ha visto, o sarà caduto in un fosso e ha spento i motori. But what happens next? Ma non sei materializzata, coglione! Aveva preso una strada opposta e li hanno ribeccati dopo! Stava viaggiando probabilmente sul prato a fare spente! Leaves these officers stunned and at Ma dai, ma non, ma non, ma avrà preso il pezzo. Mia nonna funziona che poi vabbè, Ludo, cioè, vabbè, può succedere, non è che detta così, però volevo vedere altri due minuti perché è durato pochissimo. Lello, grazie a tutti, cimbalatino.
Perché ai fantasmi piace fare fitness. Anche gli spettri ci tengono all'aspetto. Anche i fantasmi vogliono avere gli addominali scolpiti per l'estate, perché le fantasme non la danno mica tanto facilmente. Che cos'è sta roba? Vedi, presente quando te lo dicono, non te la darei neanche morto. Ecco, appunto, vedi. Questo l'abbiamo già visto, quindi lo skipperemo. This universe holds a lot of secrets and creatures within it. But what happens when cops have to encounter what wasn't meant to be seen? Mi sono spaventato, Dio cane. Moments when cops witness paranormal activities. When such things were recorded on camera, they weren't meant to be seen by humans. Let's start with our first case. Room 209. Le urla dalla stanza 209. On September 14, 2003, a Wingate Hotel in Illinois recorded paranormal activities on surveillance cameras. The hotel security manager submitted this footage to the Illinois Police Department. Quindi il direttore dell'albergo ha mandato la polizia perché ha sentito delle urla dalla stanza 209. Le ho sentite anch'io. What's going on, John? There's no one checked into that room. Ma le sento, però le ho sentite anch'io. Io mi rifiuto di entrare. Beh, raga, effettivamente, voglio dire, se non sei un poliziotto, sto cazzo. Se non sei un poliziotto, se sei un addetto dell'albergo, anch'io sarei un po' titubante. The hotel security manager decided to enter the room, but little did he know what he was about to witness. According to staff and management, no one was staying in the room, but... Beh, grazie per il vento, per l'attenzione, per la dire. Attenzione! No, ragazzi, con la torcia, oh mio Dio, no! È un survival di Death by Daylight! Adesso entra, ci sono due anziani che stanno trombando, eh. E ci sono due vecchi che scopano e dice, scusi, sono un po' sordi. John, che c'è? John? John? Guarda, ma vai a cagare! Guarda, ma vai a cagare! Tutti i mobili sotto sopra! Cioè, i fantasmi entrano nelle stanze e capovolgono i mobili! Ma che cazzo! Ma non ho capito! Dai, ma che cos'è? I fantasmi che ordinano? Non mi piace come è tenuta sta camera, vaffanculo! Adesso ti giro la sedia, ma vai a cagare! È abbastanza comunque. Le anomalie. Yes, the whole room was turned upside down and the carpet was scratched in such a manner that no human could have done that. You might have witnessed something while the security officer was entering the room. A white shadow. A creepy white figure. Certo, ovviamente, perché i fantasmi per uscire hanno bisogno della porta. Ovviamente. I fantasmi per uscire necessitano di una porta. E poi li vedi i fantasmi palesemente. Leaves the room. Io sono sempre stato un appassionato di roba paranormale. Mi piace un sacco. Perché tanto non ci credo, però mi piace vedere. Some claim povero John, che brutto trauma. Shadow, while others say
there was more than one eerie shadow. Come la spiego la figura? Un artefatto della telecamera. Un semplicissimo artefatto della telecamera. The hotel manager. Senza contare che lui stava puntando la luce fuori in quel momento, quindi è possibile. Mentioned that hotel guests started calling the front desk, complaining about eerie screams coming from the second floor, particularly in room 209. Initially, ma non era la 1408 quella. The investigation revealed no history associated with the room. Later, it was discovered that numerous reports over the years about strange noises coming from that room. This is the only existing recording of it. Moving on to our second Figo. Case. Questo l'abbiamo già visto insieme, quindi lo saltiamo perché l'abbiamo già visto. And sign for from this access a surveillance camera who works said enter please okay. Ma no. Hey, John's gonna enter the room real quick just to check. It was a terrifying experience for Officer Daniels, who later had to attend therapy to recover from this paranormal. No, povero Daniel, la terapia non ha dovuto fare. With that being said, let's move on to our third case. Eh. A cop talking to a dead co-worker. March un poliziotto parla a un collega morto. 29/23 in Houston, Texas. Mica aggiornatissimo, 2023 è stato recentissimo. A surveillance camera recorded this paranormal activity involving one of the guards at a police station. What looks like a normal guard on foot patrol inside the station will soon turn into a terrifying encounter. Cioè, ha usato l'abilità di Baldur's Gate, ragazzi, quello comunicare con i morti. È vero, sta parlando con qualcuno. Ma questo è pazzo, ragazzi, è schizzato. È Bucce. Cazzo. Dispatch 329. His co-workers. Sta parlando con qualcuno veramente. No, ragazzi, questo è stress. È un trauma, probabilmente era un suo collega morto e lui sta avendo un momento di follia. No, probabilmente questo sai cos'è? Un collega che conosceva, che è morto, lui si vede che non ha mai elaborato e quindi adesso lo vede e ci parla. Ha delle allucinazioni. We're worried. Looked like he was having a normal conversation with someone, but there was no one around. Who might he be talking to? Non si vede dalla telecamera, ma lo vede lui. È inconsistente come discorso. A parte, ragazzi, che tutti noi abbiamo allucinazioni continuamente. Non pensate che allucinazioni le abbiano solamente gli schizofrenici o persone con dei problemi. Anche noi abbiamo delle allucinazioni visive e auditive. Le abbiamo spesso. Ci avete mai fatto caso quando sentite tante volte una canzone che dopo la risentite? Anche se non c'è. O ci avete mai fatto caso che quando siete a letto a dormire vi sembra di sentire una canzone? Vi sembra distintamente di sentire un rumore di cellulare o una canzone nella testa, tanto che magari vi alzate un attimo per sentire se c'è qualcuno, poi vi rendete conto che con entrambe le orecchie non sentite niente. Quella è un'allucinazione auditiva. Quella si chiama allucinazione auditiva. O vostra madre che vi chiama quando vi asciugate i capelli, o siete in doccia e sentite qualcuno che vi chiama. Quella è un'allucinazione auditiva, ragazzi. Oppure quando vi spaventate che vi sembra di vedere qualcosa che fate così, che tipo vi sembra, dite, mi è sembrato di vedere qualcosa che fate così e non c'è niente. Anche quella è una, non è proprio un'allucinazione, però è una cosa che può essere considerata simile. Yes, sir. Who are you talking to? È normale, sì. Ho detto auditiva. Oh, scusami, Laird ha ragione, uditiva, perdona. Certo, ovviamente non vi mettete a parlare con i cadaveri. Se vi mettete a parlare con i cadaveri, ragazzi, vi consiglio uno psichiatra. Cosa? No, ma è il poliziotto che gli ha risposto. No, è il poliziotto. Tu? Yes, sir. Who are you talking to? I'm talking to a lady. As for walking by the store, I'm
No, ragazzi, ma quando c'è la guardia di sicurezza alle camere ti caghi addosso! Ma no, e come glielo dici? E come glielo dici? Scusami. Come glielo dici? Come gli dici? Guarda che non c'è nessuno davanti a te. E come sì, non sono proprio allucinazioni. No, beh, quella auditiva abbastanza, però non è la stessa cosa che dici tu comunque. Cioè, come glielo dici? Come glielo dici? Non c'è nessuno! Che cazzo c'è? Ho bisogno di spiegazioni scientifiche. È possibile che la TV non collegata a nulla si accenda? Mi è capitato a casa della nonna con l'Alex collegata a nulla, cioè con la corrente staccata. Si accende con la corrente staccata? E intendi è collegata a nulla? Intendi quello? Può rimanere un residuo di energia elettrica dentro a un dispositivo, anche se non è collegato. Certo, è chiaro che se la TV si accende, la lasci accesa, cioè se la TV da staccata si accende e rimane accesa un'ora, ecco, quello è strano. Ma se la televisione è staccata a un momento in cui si accende, sì, può succedere, perché l'energia elettrica rimane un minimo dentro a tutti i dispositivi, quindi... Però dipende qua, se è spenta dopo. Vedi, infatti, diciamo se rimaneva accesa per un'ora era un problema, quindi... Did you say Miss Abigail? Yes, ma'am. She says she wants to see Mr. Griffin. Andrea, a me è successo che mi sono sentito accarezzare finché ero a letto dopo un paio d'ore che era morto mio zio. Lì può succedere, potatino. Cioè, io lì, vedila come vuoi, io non voglio dissuadere nessuno. Vedila come vuoi, ma quelle sono tutte sensazioni che possono capitare. Cioè, le sensazioni, come quelle così, succedono. Il nostro cervello ci fa vivere cose strane. This guard claims that he was talking to Miss Abigail, though she was nowhere to be seen on security camera. What's coming next will send chills through your body. Are you sure you're saying Miss Abigail? Like, she's been passed on for 2 years now. Oh my God, what's that mean? Miss Abigail is she died 2 years ago. You mean you can't see the person I'm talking to? Oh mio Dio, che li devi dire? No, non c'è! Fede, grazie per i quattro, malati! No, there's nobody in front of you. E che cazzo... Vabbè, ma poverino, ma questo ci rimane di cazzo! Che li devi dire? Ma scusa, ma questo qua finisce in terapia per forza! Gli dici che sta parlando con una persona che non esiste davanti alle telecamere, non c'è! Questo va in psichiatria! No. Yes. Guarda, si è cagato in mano! Died 2 years ago. And this guard didn't know about her at all. As soon as he heard that she died a long time ago and there was no one in front of him, he ran. No, there's nobody in front of you at all. Ma che ti caghi in mano, Il problema è che, se, dipende anche da come sei tu. Se sei una persona che crede molto a ste cose, ti piglia male. Se lo dice uno come me, penso, ok, sono diventato schizofrenico. Ciao Andrea, questa è la mia 7LTIM a donazione fino a che non trovo un lavoro. Volevo dire che le allucinazioni auditive nella quale si sente il proprio nome in completo silenzio o se c'è molto rumore secondo alcuni studi vuol dire che la mente lavora in maniera sana perché rimane reattiva in base al proprio istinto di sopravvivenza. Sì, no, quello sì, io poi intendevo un'altra cosa, ma quello sì. Se pensiamo ai miraggi, hanno lo stesso identico meccanismo. Vagamente scusa sì, il messaggio vagamente lungo. Sì. Grazie per il circo, Natina, e spero che troverai lavoro il prima possibile, ovviamente. What a chilling encounter indeed. La schizofrenia improvvisa, ragazzi, se ti viene la schizofrenia non è detto per forza che te ne accorgi gradualmente. Cioè, ragazzi, nel senso, se parli con i fantasmi sei schizzato, cioè non è che... The creature that is invisible to others. The guard insists. She's there, but no one can see her. The chilling truth, he is talking to a ghost. Sta parlando con nessuno. And leaves one feeling uneasy. Blurring the line between the living and the dead. Our next case represents the giggles of two dead girls. On 14th August 2018, police officer Lines is assigned as a license to work with dog handler James Miewski. James Miewski dog, a Labrador retriever named Cody, is specifically trained for signs of trauma.
In this chilling video clip of Officer Lyne's body cam from a canine search of the Watts home, a little girl is heard giggling while Cody searches Shannon's shoe closet. Yes. Yeah. Oh my gosh. Cosa era? Wow! Un bambino fantasma! Raggiungeremo altre vette di sequestro. Both of the officers. In effetti suonava come un giocattolo. That scene confirmed that he heard a little girl giggling. Something. There was a. I heard it. I did. But there was a lot behind his giggling. In the early hours of August 13, 2018, in Frederick, Colorado, Christopher Lee Watts murdered his pregnant wife Shannon and their two young daughters, Bella and Celeste. He buried Shannon near an oil storage facility and dumped the children's body in crude oil tanks. Were those giggles of his dead children, Bella and Celeste, whom he brutally murdered? È più inquietante questa storia dell'omicidio, la risatina del fantasma, Dio mio! This paranormal activity happened because their souls wanted to get justice? We will never know, but the giggles will always haunt us. Now, let's move on to our fifth case. On the 13th of June 2020, almost 4 years ago, cops were called to a public gym gente, i fantasmi stanno facendo palestra per resistere meglio ai raggi protonici dei Ghostbusters. dai bro, che questa sera nella spiaggia fantasma di Mykonos cuccheremo un sacco di spettre. Dai che le fantasmine sono vogliose di cazzo ectoplasmonico. Sì, guarda qui che fantasmarale. Sì, they know. Dai bro, dai, sì, no pain no gain. Se vinceremo Miss Paradiso quest'anno, sì, vai fantasma. Ma li lasciamo andare, dici vabbè, tanto finché vanno. Though cops came after several reports were made regarding this haunted park, it was on. Come te lo spiego? È finto, è finto, ma è finto. Scusami, ma ti pare mai? Ma come fa? No, adesso perché dobbiamo partire dalla domanda inversa. Come fa un fantasma che è fatto di niente a muovere un attrezzo? Come fa? Come fa un fantasma che è fatto di niente a muovere gli attrezzi materiali? Com'è possibile? Unclear whether there was a human behind this all. È inquietante da vedere e io adoro le cose inquietanti, ma è palesemente finto, cioè. The way this equipment is moving without anyone even touching it was creepy enough. Vai fantasma! La telecinesi purtroppo non esisterà mai. None of the cops were able to get any closer to the equipment as it kept moving. It was obvious that some eerie creature was using it. A creature that can be seen but just felt. Creepy, isn't it? Io no faccio saltare i cazzi senza toccarli. Vabbè, già, ma quelle cose finte? Ma dai! È un carcerato condannato alla pena capitale che si sta esercitando. Ah beh, sì. Si prenderà la vendetta. Tanto è invisibile lacrime di gioia. Magari è Freddy Krueger, che cazzo ne sappiamo noi? For his eerie atmosphere, our sixth case involves Gettysburg National Park. Around 28 to 30 September 2020, rumors about Gettysburg Battleground National Park... Ah, questo l'avevamo già visto, quello che abbiamo visto prima. Però, scusami... È un'angolazione diversa, cosa? Andre, ti hai sempre parlato di multiversi e se quelli che muovono gli attrezzi e ridono e noi chiamiamo fantasmi magari è un multiparallelo che noi non possiamo vedere. But after some time, the cameras got activated again. The cameras were recording something that couldn't be seen by any human. Che cazzo era quella linea?
Allora, Tachino, il problema è che questa tua teoria, cioè, è un po' una sorta di arrampicarsi sugli specchi, secondo me. E ti assicuro che ci ho pensato tante volte. Ho pensato, i fantasmi potrebbero essere piccoli scorci dimensionali di un altro livello. Però alla fine non giungevo mai a una conclusione logica. Mancavano sempre dei pezzi per spiegare il discorso. È un po' come l'immortalità quantistica. È una sorta di arrampicarsi sugli specchi. Quindi è un modo per cercare di diventare immortali senza però fornire alcun tipo di spiegazione scientifica su come è possibile che l'immortalità quantistica possa essere messa in atto, capito? Quindi è un po' un escamotage. Vado avanti perché non si vede un cazzo. Fermiamoci qua che abbiamo visto abbastanza. Ora voglio vedere, scusate, sono intrippatissimo, ragazzi, con questi video. Voglio vedere dove cazzo sta? No, non tu, aspetta, dove cazzo sei? Dove i 95 momenti incredibili catturati in camera, voglio vedere sti qua. Hello everyone. Prometto che la smetto, ma sono intrippatissimo con questi video. We often can't even imagine how many cameras are around us. Each one records not just hours of boring footage. Arriviamo al punto. È un ladro, sta cercando di entrare in macchina. Mi sa che non si aspettava che nella macchina ci fosse qualcuno. mi sa che mi sa che non era preventivato. Delivery drivers are used to dogs chasing. Ma c'è scritto sulla cassola. Avevo detto Zapdos, ragazzi. Delivery drivers are used to dogs chasing them around, but this guy was definitely caught off guard by this. Portatelo dietro. Diventa la tua mascotte, diventa la mascotte della FedEx. Portatelo dietro. Diventa la nuova mascotte. Quale timing incredibile me lo stai dicendo? Ma come hai fatto a vedere che cadeva? Come ho fatto a vedere che cadeva, scusami? È stato un caso, dai, com'è possibile? This video shows how to make new friends. Ma mi aggiungo anch'io, voglio dire. vabbè, l'ho visto, mi è venuta voglia anche a me di aggregarmi, scusami, mi sembrava intelligente. Vabbè, scimmia vede, scimmia fa, cioè nel senso, siamo uomini, siamo ranghi, ci aggreghiamo. We broke up a week ago and you're already following 7 new girls on Instagram. Signorina, sta cercando di prendersi un cazzotto diretto nelle gengive o più semplicemente vuole essere investita? Danu, grazie per gli 8, Valentino. Cioè, abbiamo rotto una settimana fa e segui 10 ragazze su Instagram. Ma che cazzo vuoi dalla mia vita? Cioè, ma che cazzo vuoi dalla mia vita? So. I'm just checking in, like, are you okay? What do you mean I'm all okay? You broke up with me? Ma why are you following all these girls on Instagram? Ma si faccia i cazzi suoi, mi scusi, ma non ho capito, cioè, ci siamo mollati, ma che cazzo vuoi da me? The most amazing thing isn't even her logic, it's how much patience the guy has. What? Why are you just coming around? You broke up with me. Yeah. So why are you coming to my house now? Because I'm your girlfriend, bruv. Bruv, you broke up with me, bruv. Ma che sta pazza?
La maratona la farò nella casa nuova, patatino. Ma sì, beh, mi sono spaventato io, però. Mica che velocità di rotazione. Vabbè, ma scusa. Ma il cane era tranquillo, cioè l'hai spaventato tu. I'd love to watch these diving events. There's so much more. Bellissimo tuffo. Come si chiama questo? A sacco di patate. For fun. Questo è a suicidio assistito. Questo è a paralisi cerebrale. Sono bellissimi questi tuffi. Questo è a spasmo multiorgani. Questo è a setto nasale sfondato. Io la vedo molto male sta piscina, ma veramente molto male. Looks like the guy thought he was running from a tsunami. Vai Magikarp, usa Splash! Vai! Whee! Bella raga, me ne vado al fiume, sì! Dai raga, whee! La fuga! Vai, usa Splash! A posto, è scappato. Perfect! Perfetto, è scappato, ragazzi, ce l'ha fatta. Non so cosa sia quella pozza lì, ma... Now it just needs to get a cab to the nearest beach. This guy probably still doesn't know this is the luckiest day of his life. Oh mio Dio, ma che cazzo dici? Oh mio Dio! Zio, ma tu hai rischiato fortissimo! Ma è crollato, perché se è crollato, se era dentro si ammazzava! Oh mio Dio! Mi sa che è crollato giù! Sì, ma che ascensore di merda è? Ma scusa, di che anno è, scusami? Cioè, ma gli ascensori hanno i sistemi di sicurezza! Che cazzo di ascensore di merda era? Come stai, amore? Come va il fianco? When you're a dad, you can't even be on your phone when the kids are asleep. Coglione, è tuo figlio! Lo so che è bruttino, però... Ho capito che è brutto, però madonna santa, non c'è bisogno! È tipo Fantozzi con Mariangela che fa... Oh, mio Dio! Porca troia, merda! Era un fulmine? Merda, che botte, era un fulmine! Merda, io c'ho un po' paura dei fulmini, sarò sincero. Non ho la fobia, ma un po' paura ce l'ho. A me è cominciato quando mi è piovuto un fulmine a 20 metri. mi ha lasciato un attimo, non dico una fobia, ma un minimo di timore sì, devo dire la verità. È stato così. È stato così anche il mio. Cioè, un botto, ha fatto un botto della Madonna. Mi sono cagato in mano. È stato così, io sono inciampato di lato, sono caduto per terra. No, 20 metri no, diciamo una cinquantina di metri. Ho visto una luce, ho sentito BOOM! Io tipo sono volato per terra, ho detto ma porco di... Che cazzo! Fame? Io quando tornavo a casa da scuola. Ma guarda che carino! Ma sì, ma lo aspira il cibo, che cazzo... Non è un orso, è un aspirapolvere.
Bella, bella gente, batti 5. Bella gente, give me 5. This tent has an hourly rate. Ragioniere, l'è volata la casa. E vabbè. Camera recording. Oh my god. This guy said, I need a vacation without words. Non ho capito un cazzo, gli si è rotto il tesserino per entrare, non ho capito. Ma il gatto! Ma io non l'avevo visto il gatto! Words. Ma è esploso il gatto! Ma è detonato il gatto! È volato in cielo! E la Madonna! What was in that sock that even the cat couldn't handle? Mi è esploso il gatto! Posso dire... il tesserino del lavoro, posso dire, ragazzi, io ho pensato fosse una rapina. Sarò sicuro, ragazzi, io pensavo fosse una rapina. Io non ho pensato dovesse trarinchia. Io pensavo volesse rapinarlo. A quick tip on how to peel bark fast. E questo è il motivo per cui noi affrontiamo Poseidoni in acqua, ma non rompiamo il cazzo a Zeus. Questo è il motivo. Complimenti all'albero, comunque. Whee! Ma è un leone marino! Cos'è? Questa non è Ibiza! Looks like this car is off to star in a fast. Dove va il cane? Fast and Furious movie. Dove va il cane? Vai Fuffi, fermalo! All right. Qualcuno ha evocato Hellspawn. Qualcuno ha evocato Mefistotele. L'alba dei morti viventi, che succede? Che cazzo? Now they can start building a pool. Oh, quantomeno effettivamente ha ragione. Qua ci sta una bella piscina comunque. Non è male. Sul tema. Vabbè, allora, diciamo, apprezzo l'inventiva, l'intraprendenza, però dobbiamo correggere un attimo l'accuratezza della mira, perché check this Amazon said they deliver. Check the mailbox, check all outside. Look at this motherfucker. Ah, e ti fa vedere dove è finito il pacco. God damn. This guy deserves a statue right here. Hey, oh.
oh, senti. Riparazioni improvvisate, però efficienti. A breve termine, ma efficiente, oh. Ma che cazzo è sta roba? Ma io l'avevo visto. Ma che cazzo è sta roba? Ma non sono sti coni gelato? Cosa sono? Con questo raduno di panettieri qui dietro? Cos'è sta roba? Maybe vehicles with built. Che cazzo fai? Built-in AI aren't such a bad idea. Ma che cazzo fai? Ma che cosa succede? Signora! Signora, oh mio Dio! No, vabbè, no! Signora! Signora! Fermi il motociclo! Dove è andato? Oddio! Signora, le dia un sedativo, lo calmi! Olympic videos keep going viral! Ma sei un imbecille! Ma sei un imbecille. Guarda come cazzo è messo. Oh mio Dio. Maino, grazie mille per il paladino, bentornato per armate. Oddio mio, oddio mio! When you complain about workers who didn't do a good job putting the tile in your bathroom, remember the people who did this floor. Oddio no, no, vabbè, il Nesquik! No, no, sì, vabbè, chi è che ha cagato? Chi è che ha mangiato? Chi è che ha mangiato thailandese da sport? Che è successo qua? Chi è andato da all'all you can eat, eh? Chi è andato a mangiare da all you can eat oggi a pranzo, eh? Per cortesia, cioè, ma che cazzo è? Ma che cazzo è? Ma è la mia diarrea mattutina dopo che ho bevuto due caffè. Una tragedia sta cosa, come la ripari? Cioè, oh mio a Dio. Se, m troppo me quando roba a cada bulegna. Bene, bene, amore, bene, dai. Eh no, sì, ma chiudo però. No, la portiera, no, la portiera. Ragioniere! Ragioniere, la portiera! No, ragioniere, no! No, ragioniere! Ma sei stupido che ti incastri anche, ma allora sei deficiente però. Ok, il culo di mia moglie c'è, bene, ottimo. Dove è andato mio figlio? Ah no, a posto. Real smooth, dad. I think I know who's gonna be sleeping on the couch when they're 80. Ma sei uno stronzo. Ma cosa gli ha messo? Un intaglio di giornale? Ma che cos'è? Toh, figliolo, adattati, eccoti la prima pagina del Carlino. Io devo coprire la mamma. Aveva il culo un po' freddo. Ma si vedeva, a meno che non volevi fare GTA, si vedeva. Si vedeva abbastanza bene. Grazie per il giro, Tenzi. Andrea, grazie per l'anno, Valentino, grazie mille per il salto. Io quella scala la vedo malissimo. No, coglione di merda!
Ma sei un deficiente! Ma coglione! La stavi tenendo ferma tu qui? Ma dove cazzo vai? Cosa hai visto? Una femmina o una fica? Cosa hai visto? Ma cazzo! Ma se mi fai una cosa così, io t'ammazzo. Cioè, io già che soffro di vertigini, mi fai una cosa così, io t'ammazzo. Simobio, grazie per i 20. Cos'è? Scusa. Ho visto volare un panino di merda. Simo, grazie per i 20. Ma di la testa. Ma cos'è sto cane? Ma cos'è? È una tartaruga, non è un cane, ma. Ma che cos'è questo cane salsiccia? Ma è un sacco di patate con le zampe! We all feel like this dog when we get home from work. How do you stop a machine uprising? È grosso quel drone. Se potevi mandarlo in tutte le direzioni contro al palo, cioè. All you need is a couple of poles. The only thing that could have made this day worse was having a sunroof on his car. Io spero che quella non sia merda. Spero non sia fertilizzante. Era pesante? Pesantina? With coworkers like these, who needs enemies? È partita in quarta, è squillata lì dietro. Hello there. Ma dai, ma con la c'è il suono delle sub, mi sa. Hello there. C'è il suono delle sub, avete sentito? Ma sei un coglione. Okay. Yeah, this. Ma sei un deficiente, ma scusa. It happens Hello right there. After you run into someone, you know. Ok, fermiamoci qua, guardiamoci in Bad Drivers of Italy, che questo lo volevo vedere assolutamente, che è il nuovo, ok. Spostiamo la venuta, ovvero la cam, in alto a destra. Mi scoccia solo che non vada la chat oggi. Bellissimo, si è scapuzzato malissimo. Vaffanculo! Dio stromboli! Mi amo, ma sono purtroppo davvero. Piano, Rosa! No? In provincia di no? Poi continuiamo a ripetere che il clima è la parte più deprimente delle puntate. Ma se ci pensiamo... Schumacher, attenzione! Raikkonen! Madonna mia! Ecco. Ma dai, ma sei uno stronzo! Porco Dio, è verde! Dio merda! Cioè io mi alzo e ti sfrombolo il monopattino nelle gengive! Ma porco due! Cioè era verde, è appena diventato giallo, ma Dio cane con quei monopattini di merda! Questo io immagino sia un cane abbandonato in autostrada, perché... Aspetta, no, è del signore, no? Chi è? Ah no, aspetta, era del signore, non ho capito, che cazzo... No, ho visto un signore che faceva così, non ho capito se fosse del signore che gli era... Ah! No, sai cosa è successo?
ce l'aveva in macchina e gli è scappato dalla macchina. Il cane, gli è scappato, gli è volato fuori dal finestrino e si è sceso dalla macchina sicuro. No, ma io starei un po' più nella mia corsia, perché... Testa di cazzo. Abbastanza. Beh, scusa, ma perché il signore dovrebbe dire scusi qui, cioè, secondo me... Gli... Ma che cos'è sta roba? Oh! Ma incredibile. Ma state nella vostra merda di corsia! Dove vai? Ma aspetta un secondo. In autostrada i finestrini non dovrebbero essere obbligatoriamente chiusi per questo motivo dei cani? Patatino, quello che dovrebbe essere quello che è oggettivamente è sempre diverso. No, poi dipende. Se un cane sopra può essere, ma... Sai... Ha tutto, ha scavalcato proprio... Manovre innovative. Dove va? Solo provo a andare a vedere questo. Cazzo vuoi? Ma tutta Modena oggi. Coglione! Cazzo vuoi, coglione? Prato fiorito. Bella manovra, bella, bellissima. Merda, che inchiappettata! Merda, gli è entrato nel culo, ma fortissimo! Non è che è una smart, pesa 2,5 kg, ma... È la stessa auto, sbaglio? Può essere. Può essere, magari ci ho fatto caso io. Sì, ma qual è il problema? Vedi, parli di entrare nel culo e arriva subito Ludo, vedi, è tipo un richiamo atavico. Gente del rosso. Vabbè, è Torino, dai, è Torino, non è che... No, ma zio, tranquillo, cioè, salimi in macchina! E ti faccio sedere qua a fianco a me, se vuoi! Man driver of Italy! Dio bestia! Record video. Record video. Vai indietro, vai in retro! Start recording emergency video. Vai in retro, non in avanti! Madonna. Vai in retro! Fantastico. Non ci... No, dai, ragazzi, cioè, vi prego, queste robe le fanno gli americani, Cioè, vi prego, Credo. Cioè, robe così le vedo dagli americani, non dagli italiani, Come sfasciarsi l'auto? Diverso rispetto al passato. Non ci aspettavamo forse un andamento così negativo per il... Ma che cazzo fa? Non mi dite che è di nuovo sempre la stessa auto? Vi prego. Ok, Garmin. Salva video. La voce della ragazza era simile, però. Forse è sempre lei, ma non è la stessa auto. No, ragazzi, però, cioè... Zio, però... No, ragazzi, sti cosi li devono levare dai coglioni, perché... Cioè, prima o poi finiscono che ammazzano qualcuno. Non so io, se, cioè... Sembra che stai guidando un autobotte. Cioè, stai guidando un autotreno... Cioè, non so io, prendi la più larga. Questo lì si stava scuocendo la pasta. Godo Suka! Oh, finalmente, cazzo! Finalmente! Finalmente! Ogni tanto! Lista, cerco di essere super mega diligente. Ma poi in curva in salita, cioè... Quanto ho rischiato? Aspetta, quale cam devo... Non gli entra nel culo, non gli entra nel culo! Madò, che botta! Madò, ma era un furgone, un camioncino, merda, ma sai che botta? No, ma ha preso una schnauz,
Una tramvata fotonica. Un torinese a Milano. Zio, se passi col rosso, cioè, è che ti puoi lamentare che ti ammazzano. Alghero, SS. Sono ad Alghero a trovare uno straniero. Bella manovra, devo dire. Ci sta, una bellissima manovra. Ma dove cazzo fa? Ma dove cazzo vai? Va bene. A Bergamo. Sì, no, no, tranquillo, sì, sì. Beh, non c'è problema. Cosa è successo? È venuto? Ti è risalita la canna? Oh! Dio cane! Vaffanculo, te, quelle biciclette di merda! Non gliene fregato niente. E che cazzo? T'ammazzo qui, che cazzo è? Via Marconi, t'ammazzo in via Marconi! Ho visto una manovra incredibile, ma non ho connesso. Vada. No, non l'ho visto qua. Dio! Porcellino d'India, ma vaffanculo! Vin Diesel dei miei coglioni! Comacchio. Beh, che sono tutti i sorpassatori della mutua. Le rare volte in cui c'è veramente tanto casino, ma... Beh, ma siete in due, no? Quando c'è proprio casino. Questo. Come può morire la signora? Va bene. Cioè, questo tra un po' faceva... No, zio, in contromano però vale 10 punti in meno, te lo dico. Ciclista in contromano vale meno. Non fa fermate. Sta la tangenziale di Bologna. Infatti dicevo, sono la tangenziale di Bologna. Va sempre a 50 all'ora, però non fa fermate. Ecco. Bella manovra. Questo bel driver. Bella manovra, zio. A proposito di fenomeni, una volta andavo per una stradina dove per un bel po' ci sono file di semafori e due corsie, di cui una con solo svolta a sinistra. Ecco, io a un semaforo rosso per andare dritto e verde per la sinistra dovevo andare a sinistra. Ma che cazzo suoni che la precedenza lui? L'Audi davanti a me si ferma in corsia di sinistra. Ma perché indovina? Doveva andare dritto. E io sono stato costretto a girare a sinistra col rosso perché sto qua si è fermato col verde per chi girava a sinistra. Sì, dicevi del ma... fenomeni paranormali tutti. Questo non è un fenomeno paranormale, Manuel. ma la gente è scema. Oddio, 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 oddio! Merda che botta! Merda che botta, ragioniere, è sguillato! Sì, ma scusa, però, scusami, tu, che cazzo, scusami. Eh no, però aspetta, ha ragione il pedone, è rosso per lui. Merda che botta! Ah no, ma non è rosso per andare a destra, merda, poverino! Merda, ha dato una spallata incredibile! Lo vedo un po' azzoppato, Però, giusto, gli ha fatto la finta incredibile. Ma che cazzo? Che cos'è questo? Cos'è questa fila di processionarie? Che cos'è questa roba, ragazzi? Non ho capito. Se tra un po' Dio cane faccio un frontale che ti spedisco in un'altra dimensione. Ma stai nella tua corsia, coglione! Ah sì sì, beh certo. A Roma si inventano le corsie. Questa è Lizzy se avesse la patente, vedi. Si sono inventati la terza corsia laterale. Sì, no, no, tranquillo, ragioniere, vada come se nulla fosse, problema non sussiste.
Ecco un altro Schumacher che deve uscire a 2000 orari in una curva stretta, va bene? Che ci siano risultati, se non che appunto, ma ve lo raccontavo già ieri, si sta lavorando a dei compromessi e degli accordi sia su base nazionale. Sì, che stessi è un pazzo, cioè, se non tieni la distanza di sicurezza, gente, così gli entri nel culo ma fortissimo. Sì, bella manovra anche te. Imbecille, coglione. Ma io ste manovre, ragazzi, mi cagherei in mano solo a pensare di farle. Riccione, attenzione, Riccione, la Romagna ci riserva sempre grandi cose quando si tratta. Cosa succede? Cosa sta succedendo? Vabbè, questo in realtà non mi sorprende molto. In realtà io sono abituato a questa cosa qui, ragazzi, non so perché. Io vado in Romagna da quando avevo 0 anni, ho sempre visto i ragazzi impennare col motorino, quindi boh, per me è una sorta di cosa talmente vista talmente tante volte che... Cosa fa? A me quando ero ragazzo tutti in Romagna impennavano quei motorini, non so perché è una cosa boh... Sarà, vabbè che è la patria delle moto, però... Mela, grazie, mi dice no, è Dino. Ammirate una bellissima bresaola marrone in chiaro scuro a passeggiare nel suo ambiente naturale. Che cazzo stai ascoltando? Che te scusa? Cosa stai ascoltando in auto? Un altro ragù selvatico. Sciocchino! Ma birbantello può far bacco! Mannaggia miseria! Ragazzuoli. Ragazzuoli. Ragazzi. Vado un secondo in bagno, papà, per il momento. Fermati, vado un secondo al Walter. Ciao, Nalina! Dio, se ti amo, cazzo!